Docente prima, dirigente poi del suo amato istituto tecnico industriale che ha sempre messo al primo posto i suoi studenti, l'ITIS Enrico Fermi di Castrovillari ha intitolato l'aula magna dell'istituto al compianto preside Vittorio Castriota, amato dalla comunità ma soprattutto dai tanti alunni per i quali è stata una guida nelle generazioni. È sicuramente un momento importante per la scuola, per quello che Vittorio Castriota ha rappresentato per la scuola e non solo. Io lo posso testimoniare perché ho avuto modo di conoscerlo. Come amministratore siamo stati insieme nella Giunta Vico, come docente perché lui è stato il mio dirigente scolastico. Lui era un vulcano da tutti i punti di vista, uno bravissimo nella didattica, bravissimo nell'accoglienza, che ha costruito di sana pianta un'istituzione scolastica, l'ITIS, quando ai miei tempi, io lo ricordo bene, erano distribuiti in varie strutture assolutamente inadeguate del territorio castrovillarese, portandolo a un'eccellenza un po' in tutte le discipline, ma soprattutto nel settore della chimica, di cui lui era un maestro. Sì, un grande onore, un privilegio. Siamo veramente orgogliosi di questa cosa, di questo evento, perché è un uomo che ha sempre speso la sua vita per la scuola e quindi è un giusto riconoscimento, è un uomo che ha affrontato la vita sempre all'insegna del rispetto, della conoscenza e quindi siamo veramente lusingati di questo importante riconoscimento, come lo sarebbe anche lui.